C'è un'ottima gelateria. Tu sai che io a Boiarsi considero, eh. Va benissimo, non ci sono problemi. Lei è democristiana. Ma vaffanculo. Il tempo si dice... Onorevole. Onorevole, Nicola. Nicola, ma che succede? Cioè, io vorrei capire una cosa. Un anno fa, circa, stavano tutti su quel palco a San Giovanni. Dopo anni di militanza, giusto? Sì. Poi all'improvviso si accorgono che Grillo... Siccome, no, ma io vado siccome sto fatto accade, per esempio pure a Frascati, no? È stato eletto il candidato sindaco della sinistra, no? Ricorrendo ai voti de Forza Italia. Eh? Allora, mi spieghi che succede nella politica? Non... Allora, nella politica italiana molto spesso non si ha consapevolezza di che cosa sia la coerenza. Se io dico alfa, io poi devo fare conseguenzialmente ad alfa. Non posso fare beta oppure delta oppure altro. Per cui noi abbiamo, fin da subito, quando siamo nati, chiesto l'adesione a un progetto che voleva scardinare l'esistente, perché siamo stanchi di promesse poi non mantenute, per cui abbiamo preso degli impegni con gli elettori, procedendo nella direzione del cambiamento forte e radicale, due mandati e poi tutti a casa, alternanza, insomma le regole sono note, i principi sono noti e così via. Se qualcuno reputa, ed è assolutamente libero di farlo, che invece questi principi debbano essere messi in discussione, lo può tranquillamente fare, però forse ha sbagliato casa, perché la casa del movimento è una casa in cui si ritrovano tutti quelli che vogliono semplicemente cambiare l'Italia restituendo le istituzioni, i palazzi ai cittadini. Benissimo, ecco, benissimo. Ma noi elettori, noi cittadini, come possiamo tutelarci da questi cambi d'opinione per via, ad esempio, dell'articolo costituzionale della senza vincolo di mandato? Esatto, il problema è l'articolo 67. Appena eletto io sono stato contattato da diversi amici, da diverse persone che stimo, che mi hanno invitato, tenendo conto di quanto prescrive l'articolo 67 della Costituzione, a mollare immediatamente, prima ancora di arrivare, per passare su altri fronti. Assolutamente inaccettabile. Io penso di avere un vincolo morale, prima ancora che giuridico, nei confronti di chi mi ha eletto. Se io cambio idea, e lo posso fare, io rassegno le dimissioni e faccio subentrare il primo dei non eletti. Poi magari, se ci credo, io mi presento un'altra volta con un altro partito, esatto, con un'altra forza politica, provando a convincere su basi però diverse. Se io sono entrato qua sostenendo alcuni principi, poi a metà dell'opera non posso cambiare idea rimanendo qua dentro, posso anche cambiare idea, però mi dimetto, faccio subentrare qualcun altro e poi vado a lottare per le mie convinzioni. Siamo perfettamente d'accordo.